Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi ESC 4 in 1 della Racer Star. Si tratta dei REV 35, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo gli ESC, un set di viti e standoff in nylon, i cavi per il collegamento, un termorestringente con l'adesivo, due cavi in silicone 14 AVG da 10 cm e un connettore XT60. Abbiamo anche un manuale di istruzioni dove troviamo le specifiche che andiamo subito a vedere. Questi ESC hanno il firmware BLE-LS, il chip è un BB2 a 48 MHz. I protocolli supportati sono il D-Shot 600, 300 e 150, oltre a quelli analogici come il One Shot o il Multishot. Il firmware può essere aggiornato tramite Betaflight Pass-Through. Per le procedure di aggiornamento trovate la mia guida cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. I Racer Star REV 35 supportano una corrente continua di 35A e un picco di 40A per un massimo di 10 secondi. I fori per montare la scheda sul frame sono di 30.5 x 30.5 mm. Il peso è di 12.6 grammi. Questi Racer Star hanno integrato il sensore di corrente. Il valore viene trasmesso al flight controller direttamente tramite questo filo bianco. Le batterie supportate sono da 2 a 6 celle. Ora non ci rimane altro che montarli su mini quad e fare un test sulla loro rumorosità. Come vedremo dal video, durante le accelerazioni sono presenti dei disturbi, anche se questi non sono eccessivamente fastidiosi. Questa era la mia recensione degli ESC Racer Star REV 35. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.